Benvenuti al TG regionale per sordi. Nessun ferito nel crollo di un solaio in uno stabile di Grosseto la notte scorsa, dove negli ultimi tempi gli inquilini avrebbero avvertito scricchiolii. Ora ci sono 7 appartamenti inagibili e l'intero edificio rimarrà non praticabile fin quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza. È venuto giù il solaio tra secondo piano e tetto e il peso dei materiali ha sfondato anche i piani sotto. Sul posto anche il 118 e la polizia municipale, oltre ai vigili del fuoco che hanno seguito le fasi dell'evacuazione del palazzo. Tenta di scippare una 19enne, la scaraventa a terra, ma viene notato da alcuni passanti e fatto arrestare dai carabinieri. In manette è finito un 31enne del Bangladesh. L'uomo ha avvicinato la vittima, una ragazza di 19 anni, nel parco Pionta ad Arezzo, chiedendole soldi. Al suo rifiuto il rapinatore l'ha scaraventata a terra, procurandole diverse spiegazioni con l'intento di strapparne la borsa. Alla vista della scena violenta, alcuni passanti hanno allertato i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato il 31enne. Per la giovane tanta paura e medicazioni al pronto soccorso. Battuta antidroga dei carabinieri nei boschi di Fucecchio, divenuti base di spaccio. Un 20enne marocchino residente in Lucchesia e richiedente protezione internazionale è stato arrestato dai carabinieri in un'area boschiva vicino a Fucecchio per spaccio di stupefacenti. Altri pusher invece sono riusciti a scappare tra la vegetazione. Il 20enne ha passato la notte in camera di sicurezza in attesa di essere giudicato per direttissima. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Livorno li hanno tenuti d'occhio per giorni, raccogliendo su di loro indizi sufficienti per dimostrare una continuativa attività di spaccio in una piazza del centro cittadino, e così 2 spacciatori marocchini di 22 anni sono finiti in carcere. L'indagine ha permesso di ricostruire la rete di contatti che 2 intrattenevano con i giovani clienti italiani assuntori provenienti anche dalla provincia di Livorno per l'acquisto della droga, in particolare cocaina. Nella loro abitazione, durante la perquisizione, è stato trovato lo stupefacente già confezionato, 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio, e uno smartphone di ultima generazione risultato rubato e per il quale i 2 marocchini sono stati denunciati per ricettazione. L'Università Sant'Anna e la Normale, entrambe di Pisa, sono gli unici 2 atenei italiani nella top 10 mondiale delle piccole università, quelle con meno di 5.000 studenti. Il dato emerge dalla classifica stilata da Times Higher Education. La Sant'Anna e la Normale, la più piccola della lista, sono rispettivamente 4ª e 5ª. Tra le prime 20, al 19° posto, c'è anche la Libera Università di Bolzano. Oggi è il Tartar Day 2019, la giornata dedicata alla salvaguardia delle tartarughe marine e del loro habitat. Per tutta la giornata i centri apriranno le porte ai visitatori per illustrare il loro lavoro e far conoscere da vicino il mondo di questi rettili marini. Tra questi il centro di Talamone, in provincia di Grosseto. La tartaruga marina è una specie protetta a livello internazionale e inserita nella lista rossa delle specie in pericolo, ha rischiato di estinguersi soprattutto a causa del crescente impatto delle attività antropiche. Sebbene la situazione sia ora in lieve miglioramento, c'è ancora molto da fare. Apertura gratuita straordinaria agli Uffizi di Firenze domenica 11 agosto per ricordare un evento successo tempo fa che è molto particolare, l'incendio del 12 agosto 1762 che danneggiò gravemente il corridoio di Ponente distruggendo molte opere. Oltre alla collezione permanente nel museo, i visitatori potranno anche visitare 2 esposizioni temporanee.
Santa Maria Novella, Museo Novecento, Forte di Belvedere, il Museo Palazzo Vecchio saranno aperti al pubblico anche nel giorno di Ferragosto. Una nota del Comune di Firenze spiega che il 15 agosto il Museo di Palazzo Vecchio resterà aperto dalle 9 alle 23 e saranno possibili anche le visite alla Torre di Arnolfo, che però avrà orario ridotto con chiusura alle 21. Eric Pulgar è il nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l'acquisto del nazionale cileno proveniente dal Bologna. Per lui è pronto un contratto di 4 anni. Scatta a Firenze l'allerta caldo per oggi e domani. È stato diramato il codice arancione per temperature elevate, mentre per domenica il codice sarà rosso con temperatura massima prevista a 37 gradi. Palazzo Vecchio ricorda alcune indicazioni per difendersi dal caldo. Uscire di casa nelle ore meno calde, evitando di stare fuori dalle 11 alle 18. Indossare abiti leggeri, rinfrescare la casa e i luoghi di lavoro. Inoltre si consiglia di ridurre la temperatura corporea facendo bagni e docce con acqua tiepida. Diminuire il livello di attività fisica, bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Adottare precauzioni se si usa la macchina. Conservare correttamente i farmaci. Sorvegliare e avere precauzioni per le persone a rischio. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno, poco nuvoloso, venti deboli occidentali con rinforzi di maestrale sulla costa, mari poco mossi, temperature minime stazionarie, in lieve aumento le massime, punte di circa 36 gradi nell'interno con caldo afoso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.